Bentornati nel canale delle Burneo. Andiamo a vedere se abbiamo trovato tutto quello che c'era da trovare nel capitolo 3. Perché ieri nel video praticamente siamo praticamente siamo passati al capitolo 4 e quindi volevo vedere se ho dimenticato qualcosa. Oh, abbiamo trovato tutto. Voi direte, come cavolo fai a sapere se hai trovato tutto? Mi sono scaricato, sono andato in internet, ho cercato collezionabili Devil Within 2. Così, siccome non ho voglia poi di andare a cercarmeli di nuovo, vediamo se abbiamo trovato tutto finora. Allora, andiamo qua. No, qua. No. E dove cavolo devo andare qua? Sì. Inventario. No. Sì, inventario, c'è qualcosa di nuovo? Sì, qua. La maschera. E la seconda bambola, che poi di Myra non è neanche di Didi. I file. Allora ne abbiamo trovati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sono giusti, sono 14, sono tutti. Poi ricordi i residui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono giusti. Sto guardando, sono giusti. Sono tutti. Tutorial, vabbè. Saranno per forza giusti. Diapositive 3. Siamo giusti, ho tutto. Chiavi 8 dovrebbero essere. Dove le vedo le chiavi? Abbiamo fatto tutto con quel segnale ribelle. Capitolo 1 ho fatto tutto. Qualcosa non va, ho fatto tutto. Capitolo 3 ho fatto tutto. E chiavi sì, mi pare che ne ho trovate 8, ma dove saranno le chiavi? Ah, vedete, c'è già tutto qua. Tempo di gioco, morto, sono morto 8 volte. Molto bene, Sing America 15, Kit Magic usati 2, pausa caffè 10, file raccolti 14 di 10, diapositiva 3 di 11, 20 ricordi residui 7, chiavi armadietti trovati 8, abilità acquisite 16 di 40, potenzialmente consigliati. 22 di 109, sacche trovate 3, nemici sconfitti 90, colpi alla testa 27. Pochi. Vabbè. Abbiamo trovato tutto. Allora, io direi che andiamo a fare questa cosa qui. No, no, adesso tipo Resident Evil, che devi sparare alle cose. Che diavolo è? Qui può mettere alla prova le sue abilità, detective. Con lo schiocco. È assurdo. Sarebbe assurdo lasciarsi sfuggire questa occasione. Liberi la mente e miri ai bersagli. Qui non serve preoccuparsi delle munizioni. Affanculo. No. Che palle però, quanto ho fatto? Devo dire che sono colpita, detective.
Risultati facili, punteggio 1060, ricompensa acquisita 800, parti di armi 50. Dobbiamo fare l'altra, mi sono rotto il cazzo. I suoi sforzi sono ammirevoli, ma il risultato un po' meno. Dacci una svegliata, bisogna fare scritta. Quanto qua da fare? 3 secondi ci vogliamo andare. Boh. 40.000, 100.000, che sbaglio. Oh, 40.000 li abbiamo Dopo fatti. aver perso la mano. Allora, potete scegliere tra, vedete, modalità poligono e modalità sequenza di attacchi. Vi faccio vedere prima la sequenza di attacchi. Non è proprio facilissimo, cioè bisogna fare combinazioni di colori. Ogni tanto ti dà il tempo. Vedete, lì c'è il tempo. I suoi sforzi sono ammirevoli, ma il risultato un po' meno. 53.900. Simpatica. È un nuovo record anche ho fatto. E comunque ci sono dei record. E invece poi il poligono di tiro. Sono arrivato a difficoltà difficile. Però vedete,
A 1000 l'ho già presi, poi a 2003 ti dà 6 erbe, a 3500 ti dà già il verde per 3. Mentre puoi venire a fare quando vuoi, però mi ha rotto il cazzo. Vediamo qua, 220 parti, qualcosa faremo. Posso fare i dardi. È un'erba. Ok, vediamo già quanto abbiamo. 7000. Possiamo aumentare un po' di robe di Sebastian. Due robe di Sebastian. Una da 3000 e una da 4. Bentornato, detective. Vabbè. Ti danno anche una chiave, se riesci a fare. Hai esperto, ma quello lo farò per i fatti miei. Sì, perché non vale la pena. Allora, vediamo in combattimento. Allora, posso sbloccare 6000, posizione di mira 2, riduce ulteriormente il rinculo, non frega un cazzo. Mano ferma 3, riduce notevolmente l'oscillazione del mirino delle armi da fuoco. 7500, non sarebbe male. Qua abbiamo attacca brighe 2, aumenta gli attacchi corpo a corpo, inclusi quelli con asce, del 200%, e questo spinta con calcio. E ho un gel rosso anche. Io direi la mira. E sblocchiamo anche questo. Qua abbiamo sbloccato tutto. Sul combattimento. Ok. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo sbloccare qua. Sblocca qualcosa di posizionamento. Questo qua cos'è? Ah, è per il recupero dell'energia. E qua sblocca, ma non abbiamo più. Vabbè. Però abbiamo la mira più ferma, cioè miriamo, abbiamo la mira più ferma, quasi quasi riprovo un attimo. Adesso che ho la mira più ferma, ad andare qua e a fare questo. Guarda che vai di qua, quello va di là. Beh. Topo. Vaffanculo, topo. Ho detto 110 ho fatto, però così, con la mira più ferma. Devo dire che sono colpita. Però non ho preso un cazzo. Vabbè, lo farò per i fatti miei. Andiamo avanti con la nostra missione. Ah, 225 pezzi di armi però, eh. Alla pistola. 200, potenza di fuoco, aumenta la potenza di fuoco per un danno maggiore, proiettili. Boh, anche no. Questo. 120, beh, il caricatore della pistola, sì. E qua non ne abbiamo, ok, poi qua cadenza di tiro costa 80 della pistola, no, fucile a pompa, il danno dal fucile a pompa abbiamo fatto 240, 100, sì, il critico del fucile, ok, direi che ci siamo ben potenziati abbastanza.
Ok, rifugio di O'Neill. Allora, adesso è pieno di gente fuori. 10 colpi e abbiamo di pistola. 4 di fucile. Arpioni ne abbiamo. E qua ne abbiamo 5. Vabbè, lasciamoci la pistola. Devo andare là. Però io forse ho un trucco per arrivare là. Perché se vi ricordate male, qui c'è una porta dove no, non ho fatto tutto, deve essere qua, mi pare. Se non sbaglio è dentro questa casa o sull'altra, vi ricordate che c'è il passaggio che si arriva dall'altra parte? Deve essere l'altra casa, quella là. Che c'era la botola. Se non ricordo male, questa è la casa. Esatto. Vedi che non mi ricordavo male che c'era la casa. Ok. Posso usare questo? Per arrivare in fondo dall'altra parte. Qua c'ero già stato, vi ricordate? Sono cieco. Dobbiamo aprire questo.
Esatto, se io adesso uso il computer, mi ricordo, ma non premo niente, mi dovrebbe portare non di nuovo alla casa, ma da un'altra parte. Non mi sa che non si può più fare quella petta. No, non si può più fare. Niente da fare, ci abbiamo provato. E faremo questa strada qui, credo. Uno è pieno. Ok, e fino a qui ci siamo arrivati. Cioè, siamo proprio di fronte, basta andare dritti. Devo andare là. Vabbè, non è stato difficilissimo arrivare fin qua.
Forse è ora di aggiornare Kidman. Kidman, mi senti? Forte e chiaro, ci sono aggiornamenti. La buona notizia è che ho localizzato O'Neill e che mi ha spiegato come trovare Lily. Ottimo. Quella cattiva è che Union sta letteralmente andando in pezzi ed è popolata per lo più da mostri e cadaveri. Sai quello psicopatico di cui ti parlavo? Quello con i poteri che non dovrebbe avere? Ha rapito Lily. Sto per entrare nel midollo, nel quale hai tralasciato di informarmi, per raggiungerlo. Non c'è stato tempo per un briefing prima di farti entrare, ma non credevo che le cose andassero così male. È esattamente come al Beacon. Anzi, peggio. Mia figlia non era intrappolata nel Beacon. Ok, calmati. Forse posso aiutarti. Puoi dirmi qualcosa su questa persona? Maschio, sul 1,80 m, capelli neri. Si crede una specie d'artista. Non è molto. Già, non dirlo a me. Vado al municipio. Ci sentiamo più tardi. Ok, direi che siamo arrivati fino a qua, salviamo. Tanto beviamo il caffettino, ma non mi hanno colpito però. Oh sì, no, mi partirò. Vabbè, lo bevo lo stesso, chi se ne ciava. Sì, non mi avevano colpito. Abbiamo 4. Ma se io cambio tipo, scusa, qua ne ho 16. E di lì ne ho 12. Ah, quindi posso... Oh, 16 più 6. Ah, perché questa ha 6, 6 e 32, vedete? Questa ha 12 colpi e la principale ne ho 16. Quindi ne ho di munizioni, basta cambiare la pistola, quando finisco una basta cambiare con l'altra. E teniamo questa. Poi qua ne abbiamo solo 4. Qua mi sa che ne abbiamo solo qua. Ne abbiamo 4. Di questo ne abbiamo 4. Di questo ne abbiamo 16. E di questa, ne abbiamo 12. Un kit, 3 guaritive e 5 bottiglie. Vabbè, non siamo presi male, pensavo peggio. Sì, dovrei prendere questo, dovrei schiacciare qua. Però ragazzi, io salvo intanto.